La giunta comunale dà il via libera alla multi-utility, si va verso l'aggregazione dei servizi acqua, energia e gas. Due pedoni investiti in contemporanea, bambino di 5 anni trasportato al Meyer con un trauma facciale. Sequestrati a bordo di un'auto 200 kg di surgelati maleodoranti ed in fase di scongelamento. Dante ai tempi del Covid, ieri sera la prima della rivista delle pagliette del Buzzi. Domenica si corre la Coppa 29 Martiri, classica del ciclismo juniores, novità l'arrivo alla collina di Schignano. Buonasera dal telegiornale di TV Prato. In primo piano nel nostro giornale c'è il progetto della multi-utility che prende corpo anche a Prato. È prevista la fusione per incorporazione in Alia delle partecipazioni detenute dai comuni in Publi Servizi, Consiag S.P.A. e Acqua Toscana. Ma tutti i particolari sono nel servizio di Marco Manzo. La giunta del comune di Prato, con la delibera votata questa mattina, dà il via libera al progetto multi-utility per la creazione di una gestione unitaria dei servizi nella Toscana centrale. Come già avvenuto in altri comuni, a partire da Firenze, anche a Prato ha preso ufficialmente forma il progetto che prevede la fusione per incorporazione in Alia delle partecipate detenute in Publi Servizi, Consiag S.p.A. e Acqua Toscana, società partecipate dai comuni delle province di Prato, Firenze e Pistoia, che a loro volta detengono partecipazioni in società operative nei settori di pubblica utilità, quali acqua, energia e gas. L'operazione, che vede il coinvolgimento di 67 comuni della Toscana centrale, dà il via al processo di fusione per incorporazione, con l'apertura di un procedimento di aumento di capitale destinato a terzi per favorire l'entrata di altri soggetti toscani nel progetto, e in un secondo momento di aumento di capitale per la quotazione in borsa dell'azienda, con il mantenimento di almeno il 51% nelle mani dei comuni che deterranno tali partecipazioni in una holding pubblica e che saranno quindi registi della nuova società. Il primo passaggio tecnico per la creazione della multi-utility prevede l'aumento di capitale in natura a servizio della fusione, derivante dalla materiale incorporazione delle aziende in Alia. Per effetto della fusione, Alia diventerà una società multi-utility ed avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei settori dei servizi al cittadino. La delibera di giunta appena votata andrà in discussione nelle commissioni competenti e successivamente in consiglio comunale entro il mese di ottobre. Io sono molto soddisfatto perché il risultato, al di là della qualità dell'iniziativa, che porterà benefici al nostro territorio e porterà una qualità migliore delle capacità di investimento di questa azienda, migliorerà le performance della raccolta dei rifiuti, della distribuzione dell'acqua, della consegna del gas, darà quindi benefici alle nostre famiglie, alle nostre imprese, porterà anche utili, se tutto va come deve andare, ai comuni, ma soprattutto è anche un risultato politico, perché la Toscana diventa protagonista di questo settore, non è più semplicemente un mercato per le aziende che in questo momento guardano alla Toscana per portare poi via gli utili e andarli a investire, come succede per esempio ora in Publiacqua, da un'altra parte, in questo caso a Roma, ma diventa protagonista, e diventa protagonista del suo futuro, delle scelte che verranno fatte strategicamente su questi settori fondamentali. Intanto giovedì 13 ottobre alle 17.30 in piazza del Comune, in contemporanea con la seduta del Consiglio Comunale, si terrà un sit-in di protesta organizzato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Silvia Lavita e Carmine Maioriello contro la creazione della multi-utility toscana, per chiedere a tutti i consiglieri comunali e in particolare a quelli del PD di non approvare la relativa delibera. Il Movimento 5 Stelle dice no alla multi-utility perché afferma si tratta di un'ennesima operazione che permetterà ai privati di gestire e lucrare su beni e servizi pubblici come luce, gas, rifiuti e acqua. I consiglieri pentastellati invitano tutti i cittadini di qualsiasi orientamento politico a partecipare senza bandiere per far sentire la propria voce e difendere i propri diritti. Cambiamo argomento. Prima della legge di stabilità, il nuovo governo pensi a un decreto per sostenere famiglie e imprese. Lo ha detto il segretario nazionale della CISL, Luigi Sbarra, intervenuto a Prato a un incontro promosso dall'associazione politica Punto d'Incontro.
Nessuna preclusione al nuovo governo di destra, perché gli alberi si giudicano dai frutti. Il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, dice di aver apprezzato l'apertura della presidente del Consiglio in pectore, Giorgia Meloni, ad aprire momenti di confronto e dialogo sociale con i corpi intermedi. Sbarra è stato intervistato da TV Prato al margine dell'incontro che ha tenuto al Teatro Borsi su invito dell'associazione politica Punto d'Incontro. Intervistato dal giornalista Giorgio Bernardini, il segretario ha ribadito l'importanza di governare subito la situazione di emergenza economica legata all'aumento dei prezzi dell'energia. Pensiamo che prima della legge di stabilità serve un nuovo decreto per sostenere e aiutare imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati, e poi bisogna costruire una visione di medio-lungo periodo che faccia ripartire gli investimenti, la crescita, il cammino delle riforme. Tutto questo noi pensiamo debba essere sostenuto insieme. Sullo stato di salute del mercato del lavoro, Sbarra ha detto che oggi c'è una eccessiva polarizzazione con due soli estremi: alte qualifiche e basse qualifiche. Sul territorio in modo particolare bisogna mettere in connessione centri pubblici per l'impiego, agenzie di lavoro private, scuola, formazione professionale, enti bilaterali, sistema delle imprese. Noi dobbiamo governare questo forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Sbarra è intervenuto anche sul tema dell'introduzione del salario minimo fissato per legge e ha ribadito la contrarietà della CISL. Un salario minimo legale non garantirebbe le tutele contrattuali previste. Molte aziende potrebbero schiacciare al ribasso le retribuzioni di milioni di lavoratori, ha detto il segretario. Il prossimo appuntamento promosso dall'associazione Punto d'Incontro è in programma mercoledì 26 ottobre. Ospite sarà Marco Follini, invitato a presentare il suo ultimo libro dedicato ad Aldo Moro e intitolato Via Savoia. Doppio investimento di un pedone sulle strisce pedonali, entrambi intorno alle ore 16, ma in luoghi diversi della città. I feriti sono un'anziana di 87 anni e un bambino di 5 anni, tutti e due trasportati in ospedale in codice rosso. Il bambino è stato urtato da un'auto in prossimità dell'attraversamento pedonale in Viale Alessandria, al soccorso davanti alla scuola Santa Caterina de Ricci. Il piccolo, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato portato al Meyer di Firenze con un trauma facciale. Era cosciente al momento dell'arrivo dei sanitari. L'altro pedone ad essere stato investito da un'auto è una donna di 87 anni. L'episodio è avvenuto in via Gozzi. L'anziana ha riportato un trauma alla testa e attualmente si trova all'ospedale Santo Stefano. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica degli incidenti. Chiusa la parentesi delle politiche, si apre quella delle amministrative per Poggio a Caiano, che è il primo comune della provincia ad andare al voto nel 2023. L'attuale primo cittadino Francesco Pugelli è pronto alla ricandidatura. Francesco Pugelli è pronto per la corsa al secondo mandato a Poggio a Caiano. L'attuale sindaco lo ha anticipato ieri sera a Parliamoci Chiaro, il talk in diretta di TV Prato dedicato all'analisi post-elettorale nei comuni pratesi. Tra questi, proprio Poggio a Caiano, dove il centrodestra ha raccolto il 47% delle preferenze alle ultime politiche, la percentuale più alta nella provincia. Il comune mediceo sarà il primo ad andare al voto alla tornata di amministrative nel 2023. Penso che quando un sindaco ha 5 anni di esperienza, tra l'altro di un mandato particolare segnato dalla pandemia, che ha di fatto portato a lavorare 2 anni e mezzo dietro alla gestione delle emergenze e quindi ridotto anche il tempo di un normale governo della città, ci sia tanta voglia di portare avanti i progetti, le cose che abbiamo messo in campo, ne abbiamo messo in campo tante. Il centrodestra è pronto a presentarsi unito anche alle amministrative di Poggio e a mettersi al lavoro sul territorio, come ha detto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Tommaso Cocci. Iniziamo nuovamente un lavoro sui comuni medicei, dobbiamo anche lì avere un'idea, un progetto che i nostri rappresentanti stanno sviluppando, e quindi non dobbiamo adagiarci sugli allori e credere che questo risultato si rifletta come mai si è riflettuto alla fine su quelle che sono le elezioni amministrative.
E a proposito di centrodestra unito, la Lega andrà presto a congresso, ha specificato il consigliere comunale del Carroccio Daniele Spada. A livello provinciale e ci sarà, ecco, se non nel mese di novembre, entro la fine dell'anno il congresso provinciale porterà non più quindi a un commissario ma a un segretario eletto. Da un congresso provinciale a uno nazionale, quello del PD, che ieri ha riunito la direzione, primo passo del percorso che porterà la primavera prossima ad un nuovo segretario, dopo il passo indietro di Enrico Letta. Presente in direzione nazionale la consigliera regionale Ilaria Bugetti. Un partito che è nato da appena 15 anni, se mi posso permettere, pochissimi, che probabilmente alcuni nodi non li ha ancora sciolti, ma quando è nato c'era un contesto economico e delle esigenze economiche, oggi ce ne sono altre, quindi la necessità, soprattutto dopo una sconfitta come questa, è quella sicuramente di ripartire, di ripensare e di rimettere al centro chi siamo noi e cosa vogliamo. Riprendiamo con la cronaca, 200 kg di prodotti alimentari surgelati in un'auto familiare. È così che li trasportava senza rispettare nessuna norma igienico-sanitaria un cittadino cinese fermato in via dei Fossi dagli agenti della Polizia Municipale. Nell'auto, stipata in numerose scatole di cartone, è stata rinvenuta una notevole quantità di alimenti surgelati, circa 2 quintali tra carni e prodotti ittici, molti dei quali maleodoranti ed in fase di scongelamento. È intervenuto anche il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. I surgelati sono stati sequestrati e dovranno essere distrutti. All'uomo alla guida sono state contestate pesanti sanzioni di carattere amministrativo previste per il trasporto con veicolo non idoneo e anche la denuncia all'autorità giudiziaria. Adesso apriamo la pagina della cultura, seconda e penultima giornata del Centro Pecci Books Festival. Incontri, presentazioni di libri e proiezioni si alternano fino a domani sera. Tra gli ospiti di oggi lo scrittore e giornalista Giacomo Papi, che ha presentato il suo nuovo libro Italica, il Novecento in 30 racconti. A me piace dire che è una specie di bigino in cui in 350 pagine si capisce cos'è stata la letteratura italiana del Novecento e cos'è stata la storia italiana del Novecento. Se noi vogliamo capire, per esempio, l'aristocrazia russa al tempo delle guerre napoleoniche, Guerra e Pace è il documento più interessante che possa esistere. Ho cercato di fare la stessa cosa con i racconti, e cioè prendere un racconto che parlasse della nascita delle città, della prima guerra mondiale, del fascismo, e in questo modo si vede la storia in diretta passare, come sono passati gli italiani, come sono cambiati, secondo me migliorando molto da un lato, attraversando delle tragedie inenarrabili, ma anche trascinandosi, come dire, dei vizi e dei difetti ineliminabili in qualche modo. Tra gli scrittori appunto che vengono citati c'è anche Curzio Malaparte, pratese. Dove ci porta per mano il racconto di Curzio Malaparte che lei inserisce all'interno del testo? È un racconto che si intitola Un giorno felice, un racconto straordinario, uno dei più belli della raccolta. È la passeggiata di un impiegato del catasto per Roma durante un sabato fascista. E quindi ci sono le adunate dei balilla, le frecce tricolori che passano. E però dentro questa passeggiata c'è qualcosa di molto inquietante che cresce di pagina in pagina fino a esplodere alla fine in una delle scene più violente forse della storia della letteratura italiana, per dire che in quel consenso che il fascismo ha avuto per tanti anni in realtà c'erano già i germi di quello che poi sarebbe successo. Domani e domenica, al termine delle messe celebrate in cattedrale, sarà possibile acquistare il libro di poesie Senza cornice di Mario Carbonari. Quanto raccolto sarà interamente devoluto alla Casa Simone Pietro dell'Oami di Prato, che accoglie una comunità di disabili gravi. La vendita della pubblicazione, arrivata alla seconda edizione, prosegue anche la settimana successiva, sabato 15 e domenica 16 ottobre, nella parrocchia della Castellina. E adesso siamo all'atteso ritorno della rivista delle Pagliette del Buzzi. Ieri sera la prima al Teatro Politeama e per noi c'era Silvia Fioravanti.
Torna in grande stile, dopo 5 anni, la rivista delle pagliette del Buzzi. Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, le pagliette presentano al Teatro Politeama A un certo momento l'inferno, la cui prima è stata rinviata per 2 anni a causa del Covid. Sono passate tante cose, sono passate tanti attori, ragazzi giovani che hanno finito la scuola e non hanno più partecipato alla rivista. Purtroppo sono venute anche a mancare delle persone importanti per la rivista e per la città di Prato, sono venute a mancare sia Rodolfo Betti che Roberta Betti. Il copione di quest'anno che è stato scritto è Dante che viaggia per l'inferno di Prato e incontra problemi che abbiamo incontrato noi durante questi 3 anni. C'è la pandemia, ci vuole il Green Pass, ci vuole per entrare, bisogna fare il tampone e tutte queste cose che poi lo porteranno alla fine a scrivere il più grande poema della storia, ma che parla di noi e della nostra città. Come sempre, una parte dell'incasso delle 4 serate verrà devoluto in beneficenza. Quest'anno l'ente prescelto è la Fondazione Sandro Pitigliani, con cui le pagliette hanno già collaborato ben 40 anni fa. È una bellissima ricorrenza, soprattutto dopo questi anni di fermo obbligato che ha subito la rivista ed è un ritrovarci cresciuti appunto di 40 anni quando fu fondata l'associazione Sandro Pitigliani nel 1979, quindi esisteva solamente da 3 anni. I fondi devoluti alla fondazione andranno a finanziare una ricerca sul tumore al seno nelle donne over 65, patologia purtroppo in crescita in questa fascia d'età. In 700 hanno assistito alla prima delle pagliette, sagaci e pungenti come sempre nella loro satira dedicata alla città di Prato. Spazi senza limiti si chiama così la 3 giorni di laboratori creativi e formazione digitale che si terrà dal 14 al 16 ottobre all'ex Calamai al Macrolotto Zero che l'artista Marco Biscardi ha trasformato nella sua galleria studio. 3 giorni di eventi e laboratori aperti a tutti e gratuiti che mirano ad aprire una finestra sul mondo dell'arte ma anche del web 3.0 e delle sue potenzialità. Nel weekend dal 14 al 16 ottobre spalanca le sue porte alla cittadinanza la galleria studio chiamata L'Anarchico e animata dall'artista Marco Biscardi negli spazi dell'ex anonima Calamai al Macrolotto Zero. L'evento è il contributo di Creazioni Urbane, il progetto del Comune di Prato per la rivitalizzazione degli spazi. Si comincia venerdì alle 15 con il corso di ritratto contemporaneo tenuto dall'artista spagnolo Gerard Castelví. Sabato 15 invece sarà dedicato alla formazione digitale con un incontro sui fondamentali della blockchain. Anche la domenica sarà una bellissima giornata dove tantissimi artigiani, anche locali, daranno prova delle loro abilità coinvolgendo il pubblico anche in laboratori di varia natura, dall'incisione alla lavorazione della lana, al visible mending, alla prova gratuita di strumenti musicali. Quindi saranno 3 giorni di festa, tutta Prato invitato, l'evento è completamente gratuito. Prosegue con il tramite dell'arte contemporanea, in questo caso il percorso di rigenerazione degli spazi urbani al Macrolotto Zero. A 2 passi dall'Anarchico proseguono i lavori alla Media Library nell'ambito del progetto PIU, la cui inaugurazione è slittata più volte, prima a causa della pandemia e poi dei ritardi nell'arrivo dei materiali edili. Quindi noi siamo praticamente dalla parte opposta del PIU rispetto a Via Pistoiese, per capirci. La Media Library è nelle fasi conclusive, quindi in questo momento la parte edilizia si sta completando e nel frattempo stanno partendo anche invece tutti quelli che sono i lavori per la parte degli arredi e quindi ci sarà appunto l'allestimento e a questo punto quindi noi contiamo nei primi mesi dell'anno prossimo che tutto sia completato. Siamo ora alla pagina sportiva, parliamo di ciclismo. Domenica si corre la 58esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline, classica riservata alla categoria juniores. Ce ne parla Massimo Biondi. Tutto pronto per la 29 Martiri, grande classica del ciclismo laniero, in scena il prossimo 9 ottobre con partenza da Baiano e arrivo alla collina di Prato. La grande novità di questa edizione alla quale saranno al via 125 atleti in rappresentanza delle migliori formazioni juniores del panorama italiano. Al via ci sarà anche Gomez Bernal, fratello del più famoso Egan, vincitore del Tour de France, Luca Vannucci, grande contentezza.
Grande contentezza per un altro evento importantissimo sul nostro territorio. Il mondo sportivo è veramente quello strumento che sta rilanciando la normalità dopo i 2 anni critici di pandemia che abbiamo passato, e questo è un altro esempio importante in quella direzione. L'arrivo alla collina di Schignano è stato fatto quest'anno per una situazione di necessità, però potrebbe diventare anche interessante. Vediamo domenica prossima i risultati, perché poi dalla teoria alla pratica cambia tante cose. Che aspettiamo domenica prossima e poi vedremo una valutazione complessiva su tutto quello che è stato. Grandi novità in mattinata, ci sarà anche una bellissima manifestazione dedicata ai giovanissimi, partenza alle 10, bellissimo circuito cittadino a Vaiano. È il momento della nostra agenda e allora sfogliamola insieme per scoprire gli appuntamenti per domani. Appuntamento domattina in piazza del Mercato Nuovo con il mercato di Terra di Prato. Alle 15 al Museo del Tessuto, presentazione del libro 30 anni di restauri dell'Associazione Pratese Amici dei Musei. Alle 15.30 alla Basilica di Santa Maria delle Carceri, primo incontro del ciclo di appuntamenti alla Scuola di Maria Pellegrini nei nostri santuari, a cura di Solerena Zanardi. Alle 17 presso la Sala Ovale di Palazzo Banci Buonamici, inaugurazione della mostra Italo Bolano, l'eredità di un artista e un maestro, visitabile fino al 21 ottobre. Termina domani Centro Pecci Books Festival con iniziative a partire dalle ore 18. Vi segnaliamo alle 20 la presentazione dell'ultimo libro di Rossana Campo, Conversazioni amorose, e alle 21.15 in anteprima nazionale proiezione del film Marcia su Roma. Alle 21 alla Chiesa di Santa Maria Madre di Dio a Montemurlo, Mary Poppins, spettacolo teatrale della compagnia I Fabbricanti di Sogni, nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione del mese dell'affido familiare. Fino a domenica al Teatro Politeama la rivista delle pagliette del Buzzi dal titolo A un certo momento l'inferno. Domani dalle 15 e domenica dalle 10.30 alla Villa del Mulinaccio a Vaiano, dolce stil buono, degustazioni, show cooking, mostra, mercato e tante altre iniziative. Siamo alla chiusura del nostro telegiornale, vi lasciamo come sempre alle previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma, poi al termine ci sarà alle 21.20 un nuovo appuntamento con intorno alle 9 dedicato al Pecci Book Festival e poi dopo la telecronaca dell'amaro derby Prato-Pistoiese disputato mercoledì sera a Lungo Bisenzio. Io vi saluto e vi auguro una buona serata, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati.
Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Tuscania, la qualità del pulito. Una buona serata a tutti, iniziamo come di consueto dalla carta alla pressione al suolo prevista per le ore 14 di domani. Possiamo osservare un'estesa area di alta pressione su tutta l'Europa occidentale, alta pressione che estende la sua influenza anche al Mediterraneo centrale e alla nostra penisola. Andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di domani, inizialmente un cielo sereno con un po' di nebbia o foschia sul medio e basso Valdarno, sulla costa centro-settentrionale, per il resto il cielo sarà in prevalenza sereno, temperature minime stazionarie intorno ai 12-13 gradi sull'interno, 15-16 gradi invece sulle zone costiere. Per quanto riguarda il pomeriggio, ancora cielo sereno o velato, qualche nube alta sottile in transito sulle zone settentrionali, temperature massime stazionarie intorno ai 23-25 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domenica. Domenica aumenta un po' la nuvolosità, inizialmente cielo ancora poco nuvoloso con della nebbia più consistente soprattutto sulle zone centrali, sul medio e basso Valdarno. Nel corso del pomeriggio aumenta invece la nuvolosità in maniera un pochino più consistente soprattutto sulle zone centro-settentrionali, c'è la possibilità a ridosso della dorsale appenninica di qualche isolata e debole pioggia, fenomeni per la verità di scarso rilievo. Al centro-sud è un cielo parzialmente nuvoloso, le temperature in lieve calo proprio per effetto della nuvolosità intorno ai 20-22, localmente 23 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata.